Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un drone economico, davvero molto economico, ma con caratteristiche e dimensioni secondo me davvero eccezionali per la sua fascia di prezzo e per la tipologia di drone che è. Il drone di cui vi sto parlando è questo, lo Snaptain A10, un drone davvero micro, anzi un micro Mavic, chiamiamolo così, perché praticamente ha l'aspetto di quello che è un Mavic Mini, ma ancora molto più rimpicciolito. Quindi tra poco ve lo faccio vedere proprio in una comparazione di dimensioni con il Mavic Mini e vi renderete conto che è davvero davvero piccolo. Un drone secondo me niente male da regalare, soprattutto a un ragazzino, a un bambino. Poi adesso tra poco arriva anche il Natale e costa davvero poco, perché stiamo parlando di un drone che costa circa 50 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione. Quindi un drone che davvero farà felice chiunque voi glielo regaliate, perché si comporta davvero bene. È da utilizzare ovviamente più che altro in casa, perché è davvero leggerissimo, quindi se lo utilizzate all'aperto non ci deve essere proprio un filo d'aria. Se non c'è un filo d'aria lo potete utilizzare anche all'aperto, se no è un drone da casa. Poi con il suo paraeliche e tutto ovviamente il suo peso, che praticamente è niente, potete tranquillamente utilizzarlo senza fare danni, anche se andate a sbattere contro la cose all'interno della vostra abitazione. Ma adesso direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere da vicino e poi lo proviamo insieme, questo Snaptain A10. Allora andiamo a aprire la confezione. Ok, la confezione è molto semplice, perché vi ricordo che costa 50 euro questo drone. Allora, qua troviamo il drone, il controller che è molto più grande del drone e due batterie, perché nella confezione abbiamo già due batterie, quindi tanto divertimento assicurato quando andate ad utilizzarlo. Allora, il controller è tipo quello di una console per videogiochi, sembra un po' quello di un Xbox, una cosa del genere, però secondo me ben fatto per il suo prezzo. Per farlo andare ci vogliono tre batterie AAA che non sono incluse nella confezione. Poi dopo vi spiego bene tutto quello che fa il controller. Qua come vi ho detto abbiamo le due batterie, qua abbiamo il drone che guardiamo tra un attimo. Poi andiamo a sollevare questa custodia in plastica. Qua abbiamo un sacchettino con i paraeliche, il cavetto USB e jack per ricaricare le batterie, le viti per sostituire le eliche di ricambio, il cacciavite per appunto svitare le viti per la sostituzione delle eliche. Poi qua abbiamo i manuali, quindi abbiamo, allora qua abbiamo il manuale quello veloce, quello quick start per intenderci, per fare tutto in maniera veloce, quindi le cose essenziali per poterlo utilizzare subito, o il manuale quello un po' più completo dove ci spiega appunto tutti i tasti che ha questo controller, perché ne ha veramente tanti, e tutte le funzioni che ha questo drone, perché ne ha davvero tante, perché in più possiamo utilizzarlo con l'applicazione dedicata, quindi vedremo quello che ha, diciamo, inquadra la telecamera, scattare foto, fare video. È un drone completo in tutto, ovviamente tutto quello che fa è da vedere come lo fa, dovete accontentarvi. È un drone ragazzi che costa 50 euro, quindi partite da quel presupposto, però secondo me ha il suo perché. Allora, il manuale di istruzioni completo, c'è anche la lingua italiana, quindi vedete che è davvero super completo, tante pagine che vi spiegano ogni funzione che ha il controller e tutto quello che dovete fare appunto per utilizzare il drone. Allora, il dronino adesso ve lo faccio vedere velocemente, poi guardiamo il controller. Allora, il drone ragazzi, guardate che spettacolo, guardate che spettacolo che è. È davvero davvero piccolo. Adesso prendo il Mavic Mini, questo è il Mavic Mini, questo è il micro Mavic, lo Snaptain A10. Guardate quanto è piccolo, cioè è uno spettacolo, è uno spettacolo. Poi ha proprio il colore uguale, praticamente è il Mavic Mini ancora più miniaturizzato. Ovviamente non ha l'optical flow, non ha GPS, non ha la bussola, ma con il trim che abbiamo qua, dopo nel controllo vi faccio vedere, si riesce comunque a dargli un overing direi abbastanza dignitoso per essere un drone che ovviamente non ha niente che gli dia una posizione. Quindi vado a togliere il Mavic Mini che in questo momento non ci serve. E allora adesso volevo farvi vedere, prima di andare a accendere
per farvi vedere un po' l'applicazione com'è, volevo farvi vedere il controller. Allora, il controller è davvero davvero ben fatto dal punto di vista delle funzioni. Allora, beh, qua abbiamo ovviamente le due clochettine, qua abbiamo il pulsante d'accensione, qua abbiamo il pulsante per disattivare o attivare i led del drone, perché potremo decidere se averli accesi tutti i led del drone o spenti da questo pulsante. Qua abbiamo il pulsante di decollo e atterraggio, se non volessimo farlo in manuale, altrimenti si può decollare ovviamente dando gas, anzi si può decollare anche lanciandolo, un'altra cosa che dopo vi voglio far vedere. Poi qua abbiamo il pulsante che permette al drone di girare, fare un cerchio, quindi un po' diciamo come se girasse intorno a un punto di interesse, avrà un raggio più o meno di 5 metri e fa un cerchio. Poi mentre questo pulsante gli farà fare una rotazione 360 gradi su se stesso, mentre questo è una sorta di return to home, ovviamente un return to home abbastanza approssimativo, nel senso che lui torna indietro da dove è partito, però non è un return to home, è un'idea di return to home. Qua invece abbiamo questi quattro tasti, vedete, avanti, indietro, destra e sinistra, che sono per la calibrazione del trim, nel senso che quando noi alziamo il drone e lo mettiamo, che ne so, a 1,5 metri d'altezza, e il drone non sta fermo perché comunque non ha nessun sensore che gli dia una posizione precisa, quindi lui potrebbe spostarsi magari o in avanti o tendere ad andare indietro o a destra o a sinistra, con questo trim andremo a centrargli la posizione e lui avrà un overing diciamo più preciso rispetto a se non avesse questa regolazione col trim, visto che non ha nessun tipo di sensori. Poi qua sotto abbiamo il pulsante per far partire la registrazione video, qua sotto il pulsante per scattare le foto, qua il pulsante per cambiare la modalità di velocità, perché ha tre velocità, quindi ha lenta, media e veloce, quindi in base a chi lo deve utilizzare e dove lo stiamo utilizzando, e qua il pulsante 3D flip per fare una capriola praticamente. Quindi vedete che questo drone fa praticamente tutto, e in più c'è la possibilità, mentre usiamo l'applicazione che tra poco vi faccio vedere, c'è anche la possibilità di utilizzare i gesti, nel senso che se facciamo così scatta la foto, se facciamo così fa partire la registrazione video, e in più non sembra vero, ma ha anche il controllo vocale, ovviamente solo nella lingua inglese quello. Però ovviamente queste cose, ragazzi, prendetele un po' così, state acquistando un drone a 50 euro, dovete acquistarlo perché volete volare in casa, volete far giocare vostro figlio, vostra figlia, cioè secondo me è un regalo bellissimo, perché poi avendo l'aspetto di un Mavic, e visto che praticamente i droni DJI li conosce chiunque, avere l'aspetto di un Mavic e lo regalate a vostro figlio, davvero tanta roba. Magari voi siete possessori di un Mavic, è vero, gli regalate questo, sicuramente è contentissimo. Poi adesso arriva l'inverno, si sta magari di più in casa rispetto alla bella stagione, con questo dronino si vola tranquillamente in casa senza pericolo, senza fare danni, senza farsi nessun male. Adesso voglio farvi vedere come accoppiare il controller con il drone e poi fare la calibrazione di quello che è l'IMU del drone. Allora prendo la batteria, la batteria, che anche la batteria è fatta molto simile a quella del Mavic Mini, cioè guardate che spettacolo, batteria dietro, vado ad accendere il radiocomando, ok, vedete che lampeggia la luce rossa, vado ad accendere il drone e vedete che lampeggiano tutti i led, dobbiamo solo tirare avanti poi indietro e il controller è accoppiato con il drone, vedete che non lampeggia più niente. A questo punto mettete il drone su una superficie piana, quindi sul pavimento, su un tavolo, quindi su una superficie piana, non tenetelo in mano a fare quella cosa che andremo a fare adesso, cioè la calibrazione. Per fare la calibrazione dovete avere un drone in una posizione più piana possibile, quindi un pavimento, un tavolo. A quel punto dovete solo tirare le due clochettine in basso verso sinistra, vedete che lampeggia. Ok, ha fatto la calibrazione, ovviamente questa non c'è bisogno di farla tutte le volte, però visto che ci vuole un secondo a farla, se la fate sempre siete sicuri che il drone sia sempre ben ben calibrato. Adesso volevo farvi vedere l'applicazione, quindi andiamo a prendere il telefono. L'applicazione si chiama Snap10 Air, disponibile per iOS e per Android. Per prima cosa però dobbiamo andare a connettere lo smartphone alla rete Wi-Fi creata dal drone, quindi entreremo in impostazioni, Wi-Fi. Vedete che c'è la rete Snap10 A10, quindi vi connettete a quella rete.
Una volta che il telefono si è connesso alla rete creata dal drone, cosa fate? Tornate nell'applicazione Snapten Air, andate a selezionare il drone A10, nel caso non sia già selezionato, scorrete finché avete il drone A10, a questo punto cliccate sulle funzioni display. Ok, vedete che il drone è connesso, adesso lo giro di qua così magari non cambia niente, perché inquadra verso il basso la telecamera che ovviamente ha un'inclinazione, e vedete che la telecamera, ragazzi, già sta inquadrando. Qua sopra avete tutte le funzioni, praticamente quasi tutte quelle che avete anche nel controller. Avete la fotocamera, la videocamera, la possibilità di andare a vedere cosa avete registrato. In più avete la funzione gesti, che è quella che vi dicevo prima, vedete se fate così foto, se fate così video. Poi se cliccate qua invece avete delle altre funzioni, tra cui anche VR. Se attivate questa funzione e lo inserite in un visore VR per intenderci, tipo questo, da circa una ventina di euro, potete pilotare il drone con il visore, quindi una funzione sicuramente fantastica da far provare magari anche a un ragazzino o a un bambino, perché è una cosa bella. In più, ragazzi, spendendo poco, perché magari il visore già ce l'avete o comunque se lo acquistate costa una ventina di euro, il drone ne costa circa 50, quindi da regalare a Natale secondo me è tanta roba. Qua abbiamo le altre funzioni che avete anche nel controller che vi ho detto prima. In più qua abbiamo la possibilità, vedete, cliccando microfono, di dargli comandi di volo, ovviamente solo in inglese come vi ho detto all'inizio del video. Poi tutto il resto sono le stesse funzioni che avete anche qua. Allora, direi di non perdere altro tempo e andiamo a provare qui nel mio salotto questo Micro Mavic, lo Snapten A10. Andiamo. Ok ragazzi, adesso proviamo questo Snapten A10. Già il decollo, ragazzi, tanta roba, e vi ricordo che costa 50 euro, link di Amazon in descrizione. Ovviamente la telecamera prendete un po' per quello che è, anche perché sono in casa, fuori è nuvolo, ho acceso le luci, ma quindi non c'è tanta luce qua in casa, quindi ovviamente già essendo una telecamera davvero microscopica, perché guardate che telecamerina che è, mi raccomando, prendetelo appunto per quello che è. Allora ragazzi, il decollo dalla mano secondo me è tanta roba, guardate, non sto toccando niente, 1, 2, 3, via, e vai, cioè, che spettacolo, spettacolo, guardate che bello che è. Allora, l'overhead, ragazzi, non è male, lui non ha niente, ovviamente un po' se ne va a destra e a sinistra, bisogna ricalibrarlo con i trim, se io sposto i trim gli do una calibrazione, quindi in teoria dovrebbe migliorare l'overing, che guardate non è male, lui non ha praticamente nessuna cosa che gli dia una posizione, per un dronino così secondo me è tanta roba. Adesso, ma guardate che bello che è pilotarlo, spettacolo, che spettacolo è, è bellissimo. Ovviamente ragazzi, ve l'ho detto, la luce qua in casa è quella che è, perché poi è pure nuvoloso, quindi però secondo me per un uso davvero domestico, per bambini, ragazzini, ma anche qualche adulto che vuole divertirsi a pilotare il drone in casa, secondo me è fantastico. Io lo sto utilizzando senza paraeliche, ma ci sono i paraeliche che quindi vi danno una sicurezza totale, perché il drone è leggero e non fa danni, e soprattutto con il paraeliche non rischiate di fare danni al drone. Allora, attiviamo la funzione con i gesti. Sì, l'ha fatto il primo piano. Poi vediamo se partono i video. Sì, guardate che è partito anche il video, cioè riesce a leggere i gesti, un dronino davvero inutile dal punto di vista dimensioni e peso, ma ragazzi riesce pure a leggere i gesti. Guardate l'overing in questo momento, che ha trovato una sua stabilità, è quasi buono, incredibile, bellissimo, bellissimo davvero. Ovviamente non ha non ha slot per micro SD, registra sullo smartphone, ci mancherebbe anche che avesse lo slot per micro SD. Cioè, guardate che bello che è, guardate, è bellissimo, Secondo me se lo regalate a Natale a un ragazzino o un bambino diventa matto, Ma a parte che ci diventate matti anche voi, secondo me, perché merita davvero di brutto. Poi atterraggio così sulla mano, guardate, spettacolo, ma che spettacolo è. Ovviamente potete decollare anche non lanciandolo come ho fatto io, potete decollare mettendolo su un piano tipo questo, ok? Quindi usate il tasto di avvio e lui decolla, Ovviamente potete decollare in tanti modi, o se no potete anche
Ok, da quando fate un incidente tipo questo ricalibrate sempre l'IMU, mi raccomando, quindi levette in basso a sinistra e l'IMU è calibrata. Volevo farvi vedere anche decollando, o meglio, accendere i motori come si fanno con i droni quelli importanti, quindi le due crocettine all'esterno in basso e i motori sono accesi, quindi se do gas decollo, ritiro le crocettine, spengo i motori. Cioè dal punto di vista di quello che è in grado di fare, ragazzi, praticamente fa tutto. Quindi, cosa dire? Uno spettacolo. Direi che potremmo provare, una cosa che possiamo provare qua in casa, perché comunque non c'è tanto posto. Vediamo. Allora, accendiamo i motori, decolliamo. Ok. Allora, secondo me l'unica cosa che potremmo provare qua in casa, perché ovviamente quello di fare un raggio di 5 metri qua non abbiamo lo spazio, andrebbe a sbattere, quindi direi che possiamo provare la rotazione su se stesso, che è questa, se non sbaglio. Vedete, guardate come gira, velocissimo, però praticamente è più un trick che una ripresa video a 360 gradi. Rischiacciamo il tasto, si ferma. Ovviamente, guardate l'overing, quando trova la sua posizione l'overing è anche quasi spettacolare. Le batterie sono scariche, sentite che suona, lampeggia tutto, quindi vi avvisa che le batterie sono scariche, non succede che precipita o terra senza un perché, ma sapete che le batterie sono scariche. Quindi, ragazzi, guardate, vi ho avvisato. Oh, no, 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 no! Ma è talmente leggero che come vi atterra sulla mano rimbalza, ma è incredibile. Vabbè, però non è caduto sto giro o sono io che sono proprio imbranato a farlo atterrare sulla mano. Però adesso le batterie sono scariche, quindi lui stava atterrando. Allora, niente, l'unica cosa che potremmo provare qua in casa è quella. Potremmo provare il flip volendo. Allora, aspettate un attimo che cambio la batteria e proviamo il flip, è l'unica cosa che è rimasta da provare qua in casa. Ecco qua l'altra batteria. Poi il bello di avere due batterie nella confezione ci dà la possibilità di avere molto divertimento, di dare molto divertimento ai nostri figli o a noi stessi, ovviamente, se dovessimo usarlo per noi. Quindi riaccoppiamo il controller con il drone, quindi levetta su, levetta giù, lampeggia, decolliamo, decolliamo da lì adesso, ok. Perfetto, proviamo a fare un flip e vediamo come si comporta. Allora, per fare il flip dobbiamo andare a schiacciare il pulsante qua dietro, ho scritto 3D flip, sentite che suona, basterà tirare la levetta, opla, verso destra o verso sinistra, quindi schiacciamo, tiriamo la levetta, opla, flip. Cioè ragazzi, un ragazzino o un bambino si diverte un casino, e ve l'ho già detto, e secondo me un po' anche voi. Quindi direi di riatterrare, quindi atterriamo sulla mano, stavolta non mi è caduto, ragazzi, è fantastico. Cioè stiamo parlando di un drone davvero incredibile, anzi adesso direi che lo pesiamo, perché sapete che non l'ho ancora pesato, secondo me ci sta a pesarlo. Vediamo. Accendiamo la bilancia, aspettiamo che si azzera, vediamo. Ragazzi, pesa 56 grammi con le batterie, cioè, ma cos'è che volete di più? Da un drone che pesa 56 grammi, registra video, fa le foto, fa praticamente tutto, ha pure il controllo vocale che non ho provato perché il mio inglese fa talmente schifo che non mi avrebbe capito comunque, anche se dovesse funzionare la funzione del controllo vocale. Due batterie, cioè richiudibile, che diventa non piccolo, cioè guardate da richiuso, perché prima questo e questo, cioè guardate, adesso lo vado anche a spegnere, cioè spettacolo, cioè è talmente piccolo che ci sta anche nella tasca dei pantaloni, cioè guardate, incredibile, incredibile, bellissimo. Il radiocomando bello, fatto bene, cosa dire? Io direi che possiamo tirare le conclusioni su questo drone che secondo me è davvero, davvero pazzesco. Allora ragazzi, secondo me questo drone è incredibile. Costa 50 euro, pesa poco più di 50 grammi, ma fa praticamente tutto e lo fa anche in maniera più che dignitosa. Cioè praticamente non avendo sensori, non avendo niente, fa praticamente tutto. Poi il decollo col lancio dalla mano, ma ragazzi, ma stiamo scherzando, bellissimo. Cioè
Chi non si esalta per un drone che si accende e decolla quando lo lanciamo? Cioè, cose veramente stratosferiche per un dronino davvero piccolissimo. In più l'estetica praticamente identica a quella del Mavic Mini, cioè praticamente sono identici, e avere un dronino piccolo come il Mavic ma con la stessa estetica, secondo me è tanta roba, soprattutto se avete dei figli e voi avete il Mavic, e per loro avere un drone come il vostro sicuramente li farà impazzire, e come regalo di Natale secondo me incredibile. Ovviamente non aspettatevi un overing pazzesco, però avete visto che un overing è più che dignitoso, ovviamente va trimmato, nel senso che dovete dargli centrare appunto il suo overing, non avendo sensore, non avendo niente. L'unico suo modo per essere stabile al 100% è trimmarlo, quindi con questi quattro tasti trovate la posizione ottimale in base a dove lui si sta muovendo, andate a correggerlo, dopodiché a un overing avete visto che ci sta anche dentro per quello che è questo drone. Poi se ci mettete il paraeliche che avete nella confezione, quindi ci mettete i suoi paraeliche, anzi ve li faccio vedere perché comunque sono molto minimal ma fanno il loro dovere, quindi se voi ci mettete pure i suoi paraeliche, che poi si installano in maniera davvero super semplice perché basta agganciarli, e avete pure una protezione da oggetti, persone, anche se il drone è piccolo, comunque le eliche girano, magari se va addosso a qualcuno un pochino di male glielo fai, anche se è leggero, però con il suo bel paraeliche non fate danni, non fate niente, e un bambino, un ragazzino o voi stessi vi divertite da paura. Ovviamente c'è anche altre funzioni da provare, che non ho provato appunto il controllo vocale, e anche la funzione di fare un raggio di circa 5 metri in cui gira intorno a un soggetto, a un punto di interesse. Ovviamente lui non rileva il punto di interesse, lui fa un raggio da dove lo fate partire, però ragazzi, avete capito di cosa sto parlando? Quindi ragazzi, cosa dire, il controller fatto bene, comodo, ovviamente leggero, molto minimo dal punto di vista costruttivo, però dal punto di vista delle funzioni davvero davvero ben fatto, e praticamente tutte qua a portata di mano. Il supporto dello smartphone fa il suo dovere, anche se è una cosa abbastanza leggerina, debolina, però il mio iPhone XS Max lo tiene benissimo, quindi praticamente tiene qualsiasi telefono, avete visto, quindi non c'è nessun problema. Però se lo utilizzate in casa, secondo me non serve neanche lo smartphone, nel senso che lo utilizzate così, senza smartphone, senza niente, tanto fa tutte le sue funzioni lo stesso. Se dovete fare foto e video, ovviamente serve, perché sennò le foto e i video vengono registrati sullo smartphone e soprattutto non sapete cosa state inquadrando, perché non vedete cosa inquadra la telecamerina. Però per il resto ragazzi, potete utilizzarlo senza l'applicazione, che funziona davvero bene. Anche i gesti, avete visto, non pensavo, ci sono rimasto davvero sorpreso, perché un dronino di questo tipo con una telecamerina così, con un comparto tecnico davvero minimal, riesce pure a leggermi i gesti delle mani, davvero davvero tanta roba, è una cosa che mi ha davvero sbalordito. E in più avete visto anche l'avviso della batteria scarica, suona quando la batteria è scarica, quindi suona per un po', poi atterra, ovviamente non è che precipita. Avete visto che fa i flip, cioè praticamente un drone completo a 360 gradi, fa tutto in maniera decente e tutto in poco più di 50 grammi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questo Mavic Micro, lo Snapten A10, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto in anteprima tante cose che poi arrivano su YouTube e tante che magari non arrivano neanche. Seguitemi anche lì dove vi faccio vedere cosa sto facendo, i prodotti che magari mi arrivano, dove vado a far volare i droni, quindi seguitemi lì. Iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!